Ciao a tutti, in questo video vi propongo di fare insieme a me questo splendido cappello a uncinetto. Per realizzarlo vi servirà 150 g di cotone a piacere vostro. Io ho scelto Anchor Style Creative Fine, due gomitoli di blu e un gomitolo di bianco. Ho usato uncinetto numero 2. Poi vi servirà il nastro a piacere, ho usato canete in cotone e se vogliamo fare questa decorazione scegliete anche il bottone. E un'altra cosa che vi serve, la stecca erigelene che si trovano in merceria, questo articolo qui. Altrimenti potete usare una lenza da pescatore, è abbastanza grossa. Allora, per quanto riguarda le misure, questa è la misura super giù 56-57 e qui partiamo dalle catenelle iniziali. Se vogliamo fare misura più piccola bisognerebbe avviare 3 catenelle in meno, però per un adulto mi sembrava, così eliminiamo un spicchio di lavorazione, mi sembrava troppo stretto e quindi poi ho regolato con il nastro. Se volete fare per bambini, quindi avviate 3 oppure 6 meno di catenelle iniziale. Poi nel tutorial spiego passo per passo. Come vi volevo dire, questo cappello si può usare anche in città perché è venuto abbastanza elegante. Se vi piace questo progetto, rimanete con me. Per iniziare il lavoro ho avviato 9 catenelle e ho chiuso in cerchio e adesso possiamo iniziare il primo giro. Per fare il primo giro io faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, che è uguale a una maglia alta, e dentro del nostro cerchio faccio altri 23 maglie alte, quindi entro dentro e faccio maglia alta e così chiudo il giro con 24 maglie alte. Ho terminato primo giro e ho fatto 24 maglie alte e finisco il mio giro entrando nella terza catenella da dove siamo partiti e faccio maglia bassissima. Ok, e adesso iniziamo il secondo giro. Per iniziare il secondo giro facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, 3 di quale uguale a una maglia bassa alta e 3 che servono per separazione. Saltiamo 2 maglie di base, 1 e 2, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta e nello stesso punto facciamo un'altra maglia alta. È fatto. Che facciamo 3 catenelle, 1 2 3, e ripetiamo il nostro lavoro. Saltiamo 2 maglie di base, entriamo nella terza e facciamo 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2, e questo lavoro noi dobbiamo fare fino alla fine del nostro giro. Sono arrivata quasi alla fine del secondo giro e per terminare ho fatto 3 catenelle. Terminare questo elemento salto come sempre 2 maglie di base, entro qui e faccio una maglia alta. Che fatto, e chiudo il mio giro entrando nella terza catenella qui, che e faccio una maglia bassissima. Come potete vedere si presenta in questa maniera e dobbiamo avere 8 di questi elementi e possiamo iniziare il terzo giro. Questo giro raddoppiamo, tutti questi elementi li raddoppiamo, quindi faccio 3 catenelle, 1 2 3, che è uguale a una maglia alta, e nello stesso punto faccio un'altra maglia alta. È fatto. Faccio 3 catenelle, 1 2 3, nel prossimo elemento sopra ogni maglia alta, quindi quelle abbiamo 2,
le dobbiamo fare 2 maglie alte qui e 2 maglie alte sopra la maglia seconda. Quindi facciamo così, entriamo qua dentro, facciamo una maglia alta, una, nello stesso punto facciamo seconda, ok, lavoro stretto per avere un po' più consistenza, fatto, e 2 maglie alte le facciamo sopra questa maglia alta, una e 2, ok, e così andiamo avanti a lavorare. 3 catenelle, 1 2 3, e 2 maglie alte sopra prima maglia alta e 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, e così andiamo a finire il nostro cerchio. Per terminare il terzo giro io ho fatto 3 catenelle, e come avete capito che noi all'inizio del giro sempre facciamo la metà e poi terminiamo alla fine, quindi ultime 2 maglie alte sopra questa maglia alta la faccio alla fine, quindi mi sono rimaste fare 2 maglie alte, 1 e 2, ok, e chiudo il mio lavoro come sempre entrando nella terza catenella, entro qui e chiudo il mio lavoro con maglia bassissima, e così si presenta terzo giro, e siamo pronte di partire per il quarto. Quindi faccio 1 2 3 catenelle, che è uguale a una maglia alta, quindi nella adesso questo giro facciamo così, nella prima maglia alta e nella ultima li facciamo una coppia, e sopra questi che stanno in mezzo li facciamo una sola. Quindi noi ci troviamo adesso sopra la seconda maglia, quindi rimane una, nell'ultima facciamo una coppia, una e 2, e così abbiamo fatto metà del nostro elemento e alla fine lo concludiamo. 3 catenelle, 1 2 3, arriviamo all'elemento successivo, sopra prima maglia alta, vedete qui la faccio una coppia, quindi come sempre entro e faccio 2 maglie alte, 1 e 2, è fatto. Sopra questi che stanno in mezzo e faccio una maglia alta singola, 1 e 2, e come vi ho detto prima, sopra ultima maglia alta che è qui io faccio una coppia, 1 e 2, che è fatto. 3 catenelle, 1 2 3, e ripetiamo lo stesso elemento fino a terminare il quarto giro. Allora, per terminare il quarto giro io ho fatto 3 catenelle, faccio una coppia di maglie alte qui sopra, 1, e nello stesso punto entro e faccio la seconda, ok, faccio qui una singola maglia alta, e così ho terminato il mio, completato il mio elemento e completato anche il quarto giro, e entro per chiudere entrando nella terza catenella e faccio una maglia bassissima, e siamo pronti a fare quinto giro. Quinto giro saranno anche qui aumenti, e quinto giro sarà così: sopra la prima maglia alta una coppia, sopra ultima maglia alta una coppia, e questi che stanno in mezzo facciamo 4 singole maglie alte. Quindi noi ci troviamo, come avete capito, in mezzo di ultimo, metà di primo, e completiamo alla fine. Quindi faccio 3 catenelle che è uguale a una maglia alta, nella sopra questa maglia faccio, vedete qui, una maglia singola, ok, sopra ultima maglia alta faccio una coppia, 1, nello stesso punto entro e faccio la seconda maglia alta,
fatto 3 catenelle, 1, 2, 3, arriviamo al successivo elemento, qui faccio sopra la prima, faccio una coppia, 1 e 2, sopra questi 4 mali centrali faccio una maglia singola, quindi una maglia alta, alla seconda maglia alta, terza e quarta, e sopra ultima maglia alta di questo elemento io faccio una coppia, una, e nello stesso punto entro e faccio la seconda maglia alta, ok, e 3 catenelle, 1, 2 e 3, e così andiamo a aumentare i nostri elementi fino alla fine del nostro giro. Sono arrivata alla fine del quinto giro e facciamo come sempre, ho fatto 3 catenelle, nella prima maglia li faccio una coppia di maglie alte, quindi prima e seconda, e nelle, questi che mi sono rimaste libere io faccio una maglia alta, una e un'altra, ok, e così abbiamo terminato il quinto giro, e lo chiudo come abbiamo fatto prima entrando nella terza catenella e faccio una maglia bassissima, e così si presenta il nostro lavoro. Adesso faccio di nuovo 3 catenelle e possiamo iniziare il sesto giro. Sesto giro assomiglia molto a questo quinto. Facciamo di nuovo una coppia di maglie alte nella prima maglia e una coppia nella ultima maglia alta, e facciamo in mezzo tutti questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte singole, quindi questa è uguale, ma credo che questo giro voi potete fare da soli, quindi una coppia qui, una coppia qui, 6 maglie alte e 3 catenelle in mezzo. Ho terminato il sesto giro e possiamo iniziare il giro numero 7. Giro numero 7, adesso noi non andiamo più a raddoppiare, quindi se abbiamo fatto tutto giusto, in ogni elemento dovrebbero essere 10 maglie alte. Adesso noi facciamo in questa maniera, una maglia alta, 2 maglie alte, 3, 4, 5, quindi 5 maglie alte sopra 5 maglie alte del giro precedente, 2 catenelle in mezzo e 5 maglie alte e 3 catenelle come abbiamo fatto prima. Adesso vi faccio vedere, quindi noi ci troviamo adesso come sempre nella metà del nostro elemento, quindi faccio 1, 2, 3 catenelle che è uguale a una maglia alta, faccio una maglia alta, 2, la terza, quarta e quinta, quindi noi in questo giro non raddoppiamo, facciamo 1, 2, 3 catenelle e passiamo al successivo elemento, quindi entro, faccio una maglia alta, sopra seconda maglia alta un'altra maglia alta, 2, 3, 4 e 5. Dopo aver fatto 5 maglie alte faccio 2 catenelle e faccio di nuovo 5 maglie alte, quindi sopra maglie alte del giro precedente, 1, 2, 3, 4 e 5, e abbiamo terminato il nostro elemento, e questi elementi li dobbiamo ripetere sopra ogni elemento. Non dimentichiamo che dobbiamo fare 3 catenelle qui e 2 catenelle tra 5 maglie alte. Sono arrivata quasi alla fine del settimo giro, adesso faccio 2 catenelle e chiudo il giro entrando nella terza catenella dell'inizio del giro.
Ok, possiamo iniziare a fare ottavo giro. Quindi ottavo giro è molto simile a questo settimo. Io faccio 3 catenelle per iniziare, faccio 5 maglie alte sopra 5 maglie alte. Qui come sempre faccio 3 catenelle, qui abbiamo sempre 5 maglie alte. Nel settimo giro abbiamo fatto 2 catenelle, invece in questo ottavo giro li facciamo 3 catenelle qua, e credo che questo giro potete fare anche da soli. Quindi 3 catenelle qua e 3 catenelle qua, e tutto il resto 5 maglie alte. Ho terminato l'ottavo giro e questo è il risultato. Il nono giro è molto simile a questo precedente, con la piccola differenza che qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 3 catenelle in mezzo. Invece nel nono giro sarà la stessa cosa, e qui facciamo 4 catenelle e qui facciamo 4 catenelle. Quindi molto molto semplice, 5 catenelle, maglie alte con 4 catenelle in mezzo, 5 maglie alte e 4 catenelle, e questo è il nono giro. Invece il decimo, sempre molto simile, quindi nel decimo giro facciamo 5 maglie alte e 5 catenelle, 5 maglie alte e 5 catenelle. Lo so che siete bravi, e questi due giri voi fate da sole, e noi ci incontreremo a undicesimo giro. Ho terminato il decimo giro e adesso siamo pronti per fare giro numero 11. Giro numero 11 uguale a numero 10, solo che qui in giro numero 11 facciamo 5 maglie alte e 4 catenelle. Quindi anche questo potete fare da sole. Quindi facciamo 5 maglie alte, 4 catenelle, 5 maglie alte e 4 catenelle. Abbiamo fatto undicesimo giro e passiamo a giro numero 12, e questo ve lo faccio vedere. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, che è uguale a una maglia alta. Facciamo sulle nostre solite 5 maglie alte sopra 5 maglie alte del giro precedente. Quindi la seconda, terza, quarta, quarta e quinta. Fatto, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, e facciamo una maglia bassa prendendo questi sotto, due giri sotto, sotto le catenelle, e faccio una maglia bassa, ok, e faccio 2 catenelle, 1 e 2, e questi elementi noi li facciamo fino alla fine del giro. Quindi 5 maglie alte, 2 catenelle, con la maglia bassa scendiamo sotto 2 giri, facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, e proseguiamo con maglie alte come abbiamo fatto prima. Ho terminato il dodicesimo giro e si presenta in questa maniera, e possiamo partire con giro numero 13. Facciamo 3 catenelle che è uguale a una maglia alta, e nella seconda maglia facciamo una maglia alta. Allora, e lo facciamo con l'unico vertice, quindi facciamo in questa maniera, vi faccio rivedere. Getto il filo, c'è 2, no, qui facciamo normalmente in questa maniera, quindi poi va una maglia alta singola, e nelle ultime due li facciamo 2 maglie alte con l'unico vertice. Quindi facciamo così: entriamo, tiriamo filo, non lo chiudiamo completamente, giriamo di nuovo, entriamo nella maglia successiva, tiriamo filo, e 3 maglie insieme li chiudiamo, e così dovremo fare tutti i nostri elementi. 7 catenelle in mezzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e ripetiamo l'elemento. Quindi entro nella prima maglia alta, tiro, chiudo solo 2, entro nella seconda maglia qui sopra, tiro filo, chiudo 2, 3 maglie insieme li chiudiamo,
e poi una maglia alta singola, ok? E sopra questi due li facciamo con l'unico vertice, quindi chiudo, entro nella successiva, tiro, chiudo a 2 e 3 maglie insieme li chiudiamo. E così andiamo a ripetere i nostri elementi fino alla fine del giro con 7 catenelle in mezzo. Abbiamo terminato 13° giro e si presenta in questa maniera. Vi faccio, io ho chiuso questo entrando nella sopra la seconda maglia, che qui, come ricordate, abbiamo fatto con l'unico vertice, ma essendo con 3 catenelle si vede in questa maniera. Quindi io non ho messo uncinetto nella terza catenella, ho messo per chiudere sopra la maglia alta, e quindi chiudiamo questo giro così. E allora, giro numero 14 è molto molto semplice. Facciamo 3 catenelle che è uguale a una maglia alta, e sopra questi 3 maglie alte li facciamo 3 maglie alte, quindi una abbiamo fatto, 2 e 3 fatto, e 6 catenelle in mezzo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Entriamo sopra proprio, vedete che qui ho l'unico vertice e si vede bene, entriamo proprio sopra qui e facciamo la nostra maglia alta, e questi elementi li facciamo fino a fine del nostro giro, 3 maglie alte e 6 catenelle. Ho terminato 14° giro e partiamo a fare giro numero 15. Allora, partiamo come sempre 3 catenelle, 1, 2, 3, che è uguale a una maglia alta. Entriamo qui, facciamo un'altra maglia alta e terza maglia alta. Abbiamo fatto, quindi 3 maglie alte sopra 3 maglie alte del giro precedente. 3 catenelle, 1, 2, 3, e facciamo lo stesso giro come abbiamo fatto qui, quindi scendiamo sotto questi due giri, agganciamo il filo e facciamo una maglia bassa e 3 catenelle, 1, 2, 3, e così andiamo avanti, 3 maglie alte, 3 catenelle, una maglia bassa, preso due giri sotto e 3 catenelle, e così andiamo a fare fino alla fine del giro. Ho terminato il giro numero 15 e questo è il risultato. Allora, giro il numero 16, 17, 18, voi li fate da soli e ve li spiego adesso. Il giro numero 16, allora, 1, 2, 3 maglie alte, come abbiamo fatto prima, più 9 catenelle e 3 maglie alte sopra 3 maglie alte. Quindi, ripeto, 3 maglie alte più 9 catenelle. E questo giro numero 16. Invece giro numero 17 e numero 18 sono due giri che uguali, quindi 3 maglie alte e più 8 catenelle. Quindi questi tre giri voi fate da soli, 16, 17 e 18. Ho fatto il giro 16, 17 e 18, e adesso siamo pronti a fare il giro numero 19. Quindi questo giro lo facciamo in questa maniera, come sempre 3 catenelle uguale a una maglia alta, la stringo un pochino, 1, 2, 3 e altre 2 maglie alte come abbiamo fatto fino adesso, 2 e 3. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e faccio una maglia alta scendendo 3 giri sotto, quindi getto il filo, entro qui, aggancio e faccio una maglia alta, fatto, e 3 catenelle, 1, 2 e 3, e così andiamo a lavorare tutto il nostro giro facendo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e una maglia alta
scendendo 3 giri sotto. Quindi faccio vedere ancora, aggancio, scendo 3 giri sotto, aggancio il filo e faccio la mia maglia alta e altre 3 catenelle, 1, 2 e 3, e così andiamo avanti a lavorare tutto il giro. Ho terminato giro numero 19 e si presenta in questa maniera. Adesso facciamo ultimo giro, vi faccio vedere come. Quindi il giro numero 20, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, che è uguale a una maglia alta, una catenella di separazione, getto il filo, salto una maglia di base e faccio una maglia alta. E in questa maniera noi andiamo a lavorare tutto il giro, una catenella, saltando una maglia di base, entrando nella seconda e facendo una maglia alta. Quindi lavorazione rete a filet, così a terminare il nostro giro. Una catenella, saltiamo una maglia, entriamo nella maglia successiva, in questo caso catenella, questa in mezzo, e a terminare il giro in questa maniera. Ho terminato giro numero 20 e ho fatto un altro giro uguale, perché misurando addosso mi serviva poco mi sembrava poco profonda. E adesso io chiudo questo giro cambiando il colore, prendo il colore diverso. Sono entrata con uncinetto nella terza catenella dall'inizio del giro e stringo già con nuovo colore. Quindi adesso blocco un pochino, quindi faccio passare così e possiamo iniziare a fare il bordo del nostro cappello. Quindi faccio 3 catenelle, 3 catenelle, allora una, stringo bene, ok, una, due, tre, che 3 catenelle uguale a una maglia alta, 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie, entro nella terza e faccio un lavoro del genere. Quindi qui entro, qui getto il filo e faccio nocciolina, quindi chiudo 2, getto un'altra volta, entro nello stesso punto, chiudo 2, getto un'altra volta, entro sempre nello stesso punto, chiudo 2. Sull'uncinetto adesso abbiamo 4 maglie e le chiudo insieme, ok, e 2 catenelle di separazione. Fatto, salto 2 maglie di base, entro nella terza e faccio una maglia alta, e così andiamo avanti a lavorare. 2 catenelle, salto 2 maglie, entro nella terza e faccio nocciolina. Quindi sarebbero 3 maglie alte con l'unico vertice. 1, 2 e 3. 4 maglie insieme le chiudiamo, e questo lavoro io vado a terminare il giro. Quindi una maglia alta, 2 catenelle e nocciolina, con 2 catenelle in mezzo, saltando 2 maglie di base. Ho terminato questo giro, ho fatto ultima nocciolina, 2 catenelle, e chiudo il giro entrando nella terza catenella dell'inizio del giro, e possiamo iniziare il giro successivo. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, che è uguale a una maglia alta, più 2 catenelle di separazione, sopra nocciolina, faccio, entro qua sopra, faccio un'altra nocciolina, sempre da 3 maglie alte non terminate con l'unico vertice, 2 e 3. Fatto, tutti 4 maglie li chiudo insieme, faccio 2 catenelle, 1 e 2, e sopra qui faccio un'altra nocciolina. Quindi entro, chiudo 2, entro, chiudo 2, e un'altra volta entro,
e chiudo 2, 4 maglie insieme, li chiudiamo e abbiamo fatto 2 noccioline. Adesso faccio 2 catenelle sopra maglia alta del giro precedente. Noi facciamo una maglia alta a rilievo, quindi io getto il filo, entro sotto questa maglia, esco da questa parte, aggancio il filo e faccio una maglia alta. Ok, e questo lavoro noi andiamo a fare fino a fine del nostro giro. 2 catenelle sopra il puff, sopra il nocciolino, scusate, facciamo una coppia, 2 e 3, chiudo insieme, 2 catenelle, un'altra nocciolina qua, 1 2 e 3, li chiudo insieme, 2 catenelle, 1 e 2, e sopra maglia alta faccio una maglia alta a rilievo. Ok, e questi elementi noi ripetiamo fino alla fine del nostro giro. Sono arrivata alla fine del mio giro e adesso chiudo il giro entrando nella terza catenella qui e faccio una maglia bassissima e possiamo fare il giro successivo. Quindi io faccio 3 catenelle che è uguale una maglia alta, 1 2 3, che faccio 3 catenelle che servono per separazione, 1 2 3, che adesso entro qua in mezzo tra due noccioline e faccio una nocciolina come abbiamo fatto prima, 2 3, 4 maglie le chiudiamo insieme, 2 catenelle che separano due noccioline, nello stesso spazio io faccio un'altra nocciolina, 1 2 3, 4 maglie li chiudiamo insieme, che faccio 3 catenelle, 1 2 e 3, e sopra maglia alta a rilievo faccio maglia alta a rilievo, e così andiamo a lavorare fino a terminare il nostro giro. Faccio 3 catenelle, 1 2 3, quindi il giro assomiglia di questo giro che abbiamo fatto prima, con la piccola differenza che qui abbiamo fatto 2 catenelle, qui facciamo 3, e tra due noccioline sempre 2 catenelle, quindi questa differenza, 3 catenelle qua, 3 catenelle qua. Allora, questo a me risulta giro numero 24, perché io ho aggiunto un altro giro qui e voi contate i vostri giri, quindi successivi giri saranno uguali a questo giro che stiamo facendo adesso. Voi dovete regolarvi altezza oppure larghezza, come vogliamo dire, del nostro bordo del nostro cappello. Quindi io credo che faccio 4 o 5 giri e poi vediamo come terminare uguale a questi. Ho terminato il mio bordo, come possiamo vedere si presenta in questa maniera. Dall'inizio, diciamo da quando ho iniziato a fare il bordo, io in totale ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 giri, diciamo di attorno. Quindi ultimo passaggio che dobbiamo fare è inserire la carcassa. Io ho tagliato la stecca di reggilene, questo materiale qua, che si trovano in mercerie. Vi faccio vedere adesso come si presenta questa. Ci sono di varie misure, io ho preso questa da 6 mm, colore nero, e adesso vi faccio vedere come l'inserisco io. Ci sono più modi di inserire. Se non volete lavorare attorno, potete fare 2 giri solo di maglie alte, piegarle e inserire come un orlino, diciamo, e inserire dentro. Invece io voglio provare a lavorare attorno della stecca. Cominciamo a inserire la stecca. Io ho fatto 2 catenelle
ho lasciato un po' di bordino per semplicità e adesso facciamo mani basse attorno prendendo ultimo giro e subito alla steca. Saranno più fastidiose primi giri, in quanto prima lo dobbiamo bloccare e poi viene anche più semplice. Quindi ho fatto prima maglia bassa e li facciamo tanti quanti servono per coprire la nostra steca. Quindi la teniamo, cerchiamo di tenerla sotto così, e prendere bene e farle anche abbastanza strette, quindi, come le ho detto, più fastidioso è primo aggancio, poi porto in su in modo che questa catenella risulterà sul bordo, e in questa maniera noi andiamo a bordare quasi fino alla fine e poi vi faccio vedere come la blocco la steca. Sono arrivata quasi alla fine della mia ultima bordatura, diciamo così, e adesso vi faccio vedere. Se state usando reggelene come sto usando io, bisognerebbe bloccare. Se volete potete fare anche una cucitura, che reggelene lo permette. Io invece faccio due grappettini, che è la stessa cosa, intanto va sempre dentro. Quindi voi misurate, distribuite giusto come volete la vostra il vostro bordino, e adesso facciamo bloccare giusto per tenerlo fermo. Quindi prendo la grappettatrice, faccio giusto due punte, okay, giusto per tenere, tanto poi viene lavorato attorno. Questa non mi è uscita bene, quindi è entrato proprio nel ferro di reggelene. Ho bloccato la mia stecca in reggelene e ho tagliato pezzi in eccesso, e adesso continuo a lavorare a terminare questo giro. Poi, dopo aver terminato, vedete voi se volete fare un'altra decorazione a piacere. Io per momento lascio così. E poi un'altra cosa, dopo aver chiuso tutto questo lavoro, se non vi piace come cade il bordino, potete, girando a rovescio, passare qui con un ferro da stiro a vapore. Mi raccomando, non schiacciate troppo, leggermente, e così si sistema anche la stecca di reggelene. Allora, io ho fatto un altro passaggio. Come vi ricordate, qui ho fatto due strisce rete a filet, ho infilato nastro caneté in cotone, uno blu e uno bianco. Con questo passaggio io livello e faccio un po', diciamo, più forma al mio capello, e poi lo sistemo sulla testa e blocco, e posso fare fioco oppure altra decorazione. Un'altra cosa che vi volevo dire, io ho fatto i bordi che vengono a onda. Se a voi non piace questa forma, quindi la stecca di reggelene dovete fare un pochino più corta, e poi volendo si può anche inamidire questo bordo e anche tutto il cappello. Allora, ho fatto un'altra decorazione a forma di fiore. Se vi piace questo fiore, scrivetemi e cerchiamo di fare un altro video proprio per fare questo fiore. Adesso finisco i miei ultimi passaggi e vi faccio vedere il risultato. Ho terminato il mio cappello, ho attaccato il fiorellino che ho fatto prima, ho messo dentro questo stupendo bottone in filigrana tipo sardo, secondo me stava molto bene qui. Ho livellato un pochino le codine, diciamo, di nastro caneté, e questo è il risultato finale. Spero che questo video sia stato chiaro. Se non avete capito qualcosa, scrivetemi nei commenti. Vi saluto e a presto. Ciao ciao.